Hola a todos, io sono Davide e come promesso nel precedente video vi spiego in breve la mia routine fatta ad hoc per l'estate. Come detto già prima, mi sveglio alle 4:30 circa ogni mattina, bevo un bicchierone d'acqua e limone e poi vado a correre. Durante la corsa mi fermo in silenzio 10 minuti a osservare il mare, a cercare di non pensare a niente e poi riprendo la corsa e torno a casa. Doccia fredda, do da mangiare a Sirio Anael. Sì! Finalmente ha un nome, gli ho dato un nome. E per massimo le 6 di mattina inizio a mettermi a lavorare. I primi lavori sono rispondere a tutti i clienti. Poi preparo gli indirizzi dei clienti con la merce acquistata e vado gli ordini in dropshipping. Dopodiché faccio due flow di mail marketing e per finire faccio inserzioni eBay. Voglio farne almeno 20-30 al giorno. La mia giornata lavorativa finisce alle 10:30, massimo 11 di mattina. Poi vado al mare con l'altro bambino a nuotare un po' e per mezzogiorno torniamo a casa. A mezzogiorno, mezzogiorno e mezza mangio, poi un po' di relax fino alle 14 e alle 14 inizio a lavorare sui video YouTube che voglio portarvene uno al giorno. Alle 16 finisco YouTube, alle 16 fino alle quando si sveglia il bambino, lo dedico a studiare. Lo studio ovviamente è relativo al mio lavoro di e-commerce. Negli spazi vuoti leggo un libro, che l'obiettivo è di leggere 20 pagine al giorno. E poi rimandiamo sempre al video di prima, di perché venerdì, perché più o meno mi mancano 60 pagine. Anzi, 40, visto che il video uscirà domani. Questa è la mia routine, dal lunedì al venerdì. Il sabato lavoro fino alle 10 o 11 di mattina e la dedico ad aggiustare le inserzioni eBay e soprattutto a monitorare e sistemare la pubblicità di Google Ads e la pubblicità di Amazon UK. Sì, ho aggiunto anche quella, ragazzi. Poi sabato pome e domenica completamente liberi, evitando di guardare email, messaggi dei clienti, cosa ho venduto, quindi cercare di evitare completamente di pensare al business. Ho fatto questo perché mi sono accorto che stavo lavorando 24 ore su 24, se non fisicamente, mentalmente. Ragazzi, controllavo sempre le notifiche delle vendite, i messaggi dei clienti e alla lunga andare mi stavo stressando davvero troppo. Ora vedremo, ragazzi, se riuscirò a seguire questa routine. E voi? Avete una routine? Scrivetemelo pure qui sotto nei commenti. E seguitemi su Instagram se volete vedere come procede. Sotto in descrizione puoi trovare tutti i link per entrare nei miei gruppi social. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!